Quindi, soluzione del primo esercizio in laboratorio. Abbiamo detto si trattava di modellazione concettuale. Il primo esercizio, quello che vediamo qua, era abbastanza semplice, tutto sommato ridotto. Era guidato perché c'era prima da leggere il testo e successivamente provare a riempire questa tabella con i concetti fondamentali che sarebbero poi stati utili per andare a scrivere il diagramma delle classi. Allora, proviamo a leggere assieme il testo e capire quali sono gli aspetti più fondamentali, quindi i concetti fondamentali di questo problema. Allora, un rinvenitore di piante tratta diverse specie, per ciascuna specie il rinvenitore deve conoscere sia il nome latino che il nome comune ed un codice univoco attraverso cui la pianta, la specie viene identificata. Per ciascuna pianta è inoltre noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento, se sia una specie esotica oppure no. Per ogni articolo il rivenditore è interessato a mantenere, oltre al prezzo in vigore, la storia dei prezzi passati, con la data dell'entrata in vigore. I fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore e per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Il produttore può fornire diverse specie di piante, tuttavia una specie di albero viene acquistato sempre dallo stesso fornitore. Allora, la parola ricorrente che io vi ho già inserito e evidenziato è quello di pianta. Poi si parla di specie, specie di pianta, pianta, albero, okay? Ma questi sono tutti sinonimi. Abbiamo qui una descrizione di tutte le informazioni che sono legate alla pianta. Abbiamo poi un altro aspetto importante che sono i prezzi. Perché il prezzo non è semplicemente un numero che noi associamo alla pianta, ma è un qualcosa che ha, oltre al numero, anche la data da cui è valido quel prezzo. Quindi non è semplicemente un valore unico che potrebbe essere un attributo, ma bensì è un qualcosa di un po' più complicato. E poi abbiamo la parte successiva che parla di fornitori. Quindi questi sono fondamentalmente i tre concetti principali della nostra, del nostro problema. Quindi, se volete, possiamo andarli a scrivere qui. Allora, abbiamo pianta, prezzo, in realtà forse è un po' grande, ma va bene, e fornitore. La descrizione per il momento la omettiamo, abbiamo visto che tra i sinonimi di pianta abbiamo ad esempio specie, albero, per quanto riguarda i fornitori in realtà non abbiamo sinonimi. A questo punto, identificati i concetti principali, possiamo iniziare a disegnare il nostro diagramma delle classi che li rappresenta. Quindi andiamo ad aprire programma per
i diagrammi UML, creiamo un nuovo diagramma di tipo class diagram. E andiamo a inserire i nostri componenti. L'elemento principale del diagramma delle classi, ovviamente, sono le classi. Quindi iniziamo con pianta, prezzo, fornitore. Quindi abbiamo identificato i concetti fondamentali e abbiamo disegnato le classi corrispondenti. Il passo successivo è andare a capire quali sono le informazioni associate a ciascun concetto. Iniziamo da quello più semplice, che è il prezzo. Il prezzo ha ovviamente due elementi fondamentali, che sono il prezzo stesso, il valore, e la data. Quindi andiamo, facendo un clic su questo rombo, ad aggiungere l'attributo. Andremo a mettere prezzo. Automaticamente il programma ci propone come tipo dell'attributo int. Int sta per intero, okay? Come in tutti i linguaggi di programmazione. In realtà noi vogliamo rappresentare il prezzo magari utilizzando un tipo di dato un po' più sofisticato, chiamiamolo currency o valuta. Se vogliamo essere generici nel rappresentare i prezzi, non ci basta il numero, serve anche la valuta in cui è espresso. Perché 10 in dollari, in franchi o in euro sono tre cose diverse. L'altra informazione legata al prezzo è la data. Data inizio, che è di tipo date. Soluzioni valide alternative potevano essere rappresentare il prezzo come un numero floating point. Okay. Voi tutti sapete cos'è un numero floating point? No. Allora, un numero intero è ovvio per tutti. Okay. Sapete che viene rappresentato con una serie di bit, di solito 32, e quindi in base ai bit che sono a 1 abbiamo un numero ben definito. Ovviamente questo non ci permette di esprimere i numeri che hanno una parte decimale. Per questo scopo sono di solito utilizzati i numeri floating point. Allora, una soluzione alternativa potrebbe essere dire dei 32 bit ne uso 16 per la parte intera e 16 per la parte decimale. Il problema è che poi molto spesso io non riesco a rappresentare numeri molto grandi in questo modo, okay? Perché 16 bit normalmente hanno un campo di rappresentazione che non è sufficiente per rappresentare buona parte delle cifre. Per cui si usa una rappresentazione diversa che si chiama floating point, a virgola mobile, okay? Traduzione letterale, in cui io i miei 32 bit li divido in due parti, ma invece di fare parte decimale, parte intera, con una parte rappresento la base e con un'altra rappresento l'esponente.
Quindi uso una notazione un po' più complicata per poter rappresentare un range più ampio di numeri. Capite che se io posso agire su un esponente, è mi è facile andare a rappresentare numeri con diversi ordini di grandezza. Se invece ho tot cifre fisse per l'intero, per la parte intera e tot cifre fisse per la parte decimale, ho dei grossi limiti. Lo svantaggio della rappresentazione floating point è che alcuni numeri non sono direttamente rappresentabili. Quindi, quando io rappresento un numero memorizzandolo dentro una variabile di tipo floating point, lo memorizzo con un certo errore. Se faccio molte operazioni su numeri floating point, è possibile che questo errore, di solito molto piccolo e trascurabile, diventi invece significativo. Ragion per cui di solito quando trattiamo delle valute bisogna stare molto attenti. Perché dire che il saldo è zero con un numero floating point potrebbe non essere così facile, perché magari è 0,00001. Quindi una soluzione accettabile, anche perché non stiamo andando a descrivere i dettagli di un del sistema informativo e andare a rappresentare il prezzo come un numero floating point. Quindi invece di currency scrivere float. Currency è un po' più corretto perché prevede una rappresentazione un po' più accurata. L'altra variabilità che c'era in questo dettaglio, in questa classe, era la data di inizio. Io qui l'ho rappresentata come tipo date, che è un tipo standard definito in Java. Java è il linguaggio che viene preso come riferimento per i tipi di dato, in questo caso. Avrei anche potuto rappresentare la data come tre numeri, giorno, mese e anno. Soluzione altrettanto valida. Torniamo alle nostre classi e agli aspetti di dati legati a queste classi. Torno un attimo al testo. Qui si parla di pianta. Allora, per ciascuna specie il rivenditore deve conoscere il nome latino e il nome comune. Quindi questi sono due attributi. Sono i candidati a diventare due attributi della classe. Quindi, se andiamo nella pianta, nome latino, e questo è di tipo string, quindi una stringa di caratteri. L'altro attributo che abbiamo individuato Aurora è il nome comune. Piccolo dettaglio. Io qui ho scritto nome latino e nome comune usando due convenzioni diverse. Allora, immagino che tutti voi abbiate fatto almeno un corso di base di informatica, quindi sappiate che è comodo scrivere, soprattutto per capire cosa si è scritto, le variabili, non come i, j, k, ma magari con un nome più esteso. Con gli attributi è fondamentale, perché se invece di scrivere prezzo scrivo p, non ci capisco più nulla. Okay? In questo caso è fondamentale utilizzare dei nomi il più rappresentativi possibili. Anche nei programmi, ma qui a maggior ragione. Nome latino e nome comune li ho scritti usando due convenzioni abbastanza standard.
nome comune, quindi nome underscore comune, è la convenzione che usa l'underscore per separare due nomi che vanno uniti assieme per formare l'identificatore. L'identificatore è il nome univoco di una variabile. Invece il nome latino l'ho scritto utilizzando una convenzione diversa, che si chiama camelback, a dorso di cammello, in cui invece di mettere l'underscore metto in maiuscolo l'iniziale di ogni nome che fa parte dell'identificatore. La convenzione camelback è una convenzione che di solito viene utilizzata nella scrittura di programmi Java. La convenzione con l'underscore è quella che viene utilizzata invece in C o in C++. Ora, noi non andremo a scrivere programmi, quindi la cosa è poco rilevante. È importante che voi scegliate una di queste due convenzioni e la seguiate. È quella che vi piace di più. È chiaro che se io mi trovo i nomi scritti un po' in camelback e un po' con l'underscore, questo porta un po' di confusione, quindi un po' più di difficoltà a leggere. Se invece utilizziamo sempre la stessa convenzione, il tutto risulta più leggibile. Visto che a me piace Java, utilizzo la convenzione Java. Ma anche l'altra va bene, di nuovo. Non dobbiamo andare a generare del codice, quindi non importa, l'importante è che siate coerenti con voi stessi. Quindi abbiamo detto il nome latino, il nome comune e un codice univoco. Il codice univoco probabilmente sarà un'altra stringa che contiene questo codice. Allora, in generale, se non sappiamo esattamente il tipo di un attributo, che tipo di dato verrà memorizzato in quell'attributo, una scelta ragionevole è quella di utilizzare come tipo string. Okay, una stringa può memorizzare una serie, un nome, una sequenza di caratteri, compresi gli spazi, potrebbe anche memorizzare una sequenza di cifre numeriche e quindi alla fin fine essere equivalente a un numero. Viceversa, se noi utilizziamo un intero, nell'intero non possiamo memorizzare delle lettere. Quindi utilizziamo la soluzione più lasca. Tornando al testo, per ciascuna pianta, inoltre è noto se sia tipicamente da giardino o da appartamento e se sia di una specie esotica oppure no. Quindi aggiungeremo un altro attributo che possiamo chiamare da giardino e in questo caso il tipo potrebbe essere un valore booleano. Ok? Vero o falso? Sì, no. 0, 1. L'altro parametro esotica. Anche questo ragionevolmente di tipo booleano. Quindi in questo modo abbiamo rappresentato anche queste due informazioni che sono essenzialmente di tipo booleano. Tornando al testo, per ogni articolo il rivenditore è interessato a mantenere oltre al prezzo, quel di prezzo ne abbiamo parlato, i fornitori sono identificati attraverso un codice fornitore e per ciascun fornitore sono inoltre noti il nome, il codice fiscale e l'indirizzo. Quindi, fornitore, avremo un codice, questo potremmo anche dire che è un intero,
una stringa, scegliete voi, in questo caso non è così fondamentale. Il codice fiscale sicuramente è una stringa, il nome anch'esso è una stringa e poi abbiamo l'indirizzo che nella maniera più sintetica possibile possiamo rappresentare come una stringa anch'esso. Se vogliamo essere dettagliati, potremmo rappresentare l'indirizzo come via, città, cap, numero, civico, la città, la nazione, eccetera. Se invece nel contesto di questo problema non ci interessano questi dettagli, o comunque non ci interessa considerare questi singoli dettagli separatamente, possiamo anche memorizzare tutto all'interno di un unico attributo. Vi faccio un esempio: se io fossi interessato a capire, a organizzare la distribuzione in varie zone, un elemento che potrebbe essermi molto utile è il cap. In base al cap identifico le zone, quindi posso organizzare la mia distribuzione in maniera più facile. Quindi, se ho un'esigenza di questo tipo, allora potrebbe essere ragionevole avere in maniera esplicita come attributo il cap detto fornitore. Nel nostro esempio, molto semplice, questa esigenza non emergeva e quindi possiamo tranquillamente tralasciarla. Torniamo al nostro testo. Il produttore può fornire diverse specie di piante, tuttavia, se una specie di albero viene acquistato sempre, tuttavia, una specie di albero viene acquistato sempre dallo stesso fornitore. Questo non descrive delle informazioni che sono memorizzate dentro l'asse fornitore, ma ci racconta di una relazione che esiste tra questi due concetti, specie di pianta e fornitore. Quindi, questo punto possiamo andare a definire la relazione. Possiamo dire che il fornitore fornisce la pianta o viceversa che la pianta viene acquistata dal fornitore. Se io dico il fornitore acquista la pianta, scusate, il fornitore fornisce. Metto il nome e quindi ho il nome dell'associazione. Nel testo c'era anche scritto un'altra cosa. C'è scritto che un fornitore ragionevolmente, come ci aspetteremmo, può fornire diversi tipi di piante. Ma viceversa, una data pianta viene acquistata da un unico fornitore. E come esprimiamo questo dettaglio? Lo possiamo esprimere utilizzando la molteplicità. Quindi, se ci mettiamo da un punto di vista della pianta, un'istanza della classe pianta, un oggetto di pianta, sarà legato ha esattamente un oggetto di tipo fornitore. Quindi, se da pianta andiamo a guardare il fornitore, ne vedremo esattamente uno. Viceversa, un fornitore può fornire molte piante, quindi un fornitore vedrà, diciamo, uno o più piante. L'unica difficoltà nell'andare a disegnare un modello concettuale, difficoltà un po' più rilevante, è andare a definire le molteplicità. Un errore molto comune è quello di scambiarle.
Anche perché ci sono alcuni tipi di notazione, per chi ha fatto basi di dati, alcuni tipi di notazione, i diagrammi, entità e nazione, che in realtà scambiano queste due molteplicità. Quindi, ripeto, se io mi metto dal punto di vista del fornitore e guardo verso pianta, un oggetto fornitore sarà legato a uno o più piante. Viceversa, se dalla pianta guardo verso il fornitore, ogni pianta sarà legata a esattamente un fornitore. Esiste poi la relazione tra pianta e prezzo. Diciamo che un prezzo è relativo alla pianta. Piccolo dettaglio, il triangolino che mi dice, mi suggerisce come leggere la relazione, va nella direzione in cui io ho tracciato la relazione, l'associazione. Quindi se io da prezzo traccio verso pianta, il triangolino punterà verso pianta. Se viceversa, da pianta traccio verso prezzo, andrà nell'altra direzione, come facilmente intuite. Non è facile toglierlo o girarlo, quindi prestate attenzione, al limite se sbagliate, cancellate la relazione e la ridisegnate nell'altro verso. Ecco, a questo punto i prezzi, allora un particolare prezzo si riferirà sempre esattamente a una pianta. Quindi prezzo è legato a una pianta. Viceversa, una pianta ragionevolmente potrebbe avere avuto nella sua storia molti prezzi. Infatti l'obiettivo che era dichiarato dentro il testo che abbiamo letto prima è quello di mantenere una storia dei prezzi. Quindi una pianta avrà avuto ragionevolmente uno o più prezzi. Con questo abbiamo sostanzialmente concluso il primo esercizio. Se non mi è sfuggito nulla, nella lettura, abbiamo riportato dentro questo diagramma delle classi esattamente quanto era descritto nel testo. Quindi, il nostro diagramma esercizio 1 rappresenta il modello concettuale del problema che abbiamo detto prima. Domande, dubbi? So che in laboratorio più o meno il primo esercizio l'avete svolto tutti, quindi dovrebbe essere abbastanza ovvio. Bene, se questo è chiaro, passiamo al secondo esercizio, che è un po' più lungo. Allora, qui abbiamo a che fare con una catena di centri di noleggio DVD. Ogni centro di servizio è identificato attraverso un codice numerico univoco, inoltre viene riportato l'indirizzo del centro, il numero di telefono. Il sistema informativo deve gestire le persone impiegate presso la catena e per ciascun impiegato sono noti il codice fiscale, il nome, il titolo di studio e il recapito.
Gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro a seconda delle esigenze. Si deve pertanto tenere traccia di tutti gli intervalli di tempo in cui una persona ha prestato servizio presso un centro e della carica che ha rivestito in quel periodo, cassiere, commesso, eccetera. I film trattati dalla catena sono identificati dal titolo e dal nome del regista. Inoltre sono noti l'anno in cui il film è stato girato, l'elenco degli attori principali del film, il costo corrente di noleggio del DVD ed eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione remake. Per ogni film è nota la collocazione all'interno di ciascun centro di servizio, in particolare sono noti il settore, la posizione all'interno del settore ed il numero di copie in cui il film è disponibile. Ciascun settore è identificato attraverso un codice numerico univoco all'interno del centro di servizi. L'approvvigionamento dei film avviene tramite dei centri di distribuzione. Il costo di ciascun DVD può variare da centro a centro. Tali centri di distribuzione sono caratterizzati dal nome del centro di distribuzione, da un recapito e sono identificati attraverso un codice numerico. Prima di buttarci a disegnare il diagramma, andiamo a identificare quelli che sono i concetti principali. Il Allora, un concetto importante è quello di centro di servizio. Poi abbiamo le persone. I film, le e i centri di distribuzione. Quindi questi sono i concetti principali, poi ce ne sono altri, diciamo, di seconda approssimazione. Quindi iniziamo a piazzare questi concetti e poi andiamo man mano a dettagliare. Quindi torniamo al nostro programma dei diagrammi, creiamo un nuovo diagramma delle classi. Quindi centro servizio, poi abbiamo persona, film, centro distribuzione. Questi sono i quattro concetti principali. Se torniamo indietro al nostro testo, ne possiamo identificare le caratteristiche, ovvero gli attributi. Quindi qui abbiamo i dettagli sul centro di servizio, abbiamo le persone. E poi abbiamo qui la descrizione del fatto che le persone possono stare in un centro in vari intervalli di tempo. Quindi iniziamo a mettere gli attributi del centro di servizio, quindi abbiamo il codice numerico univoco, l'indirizzo e il numero di telefono. Abbiamo un codice. Indirizzo, che è una stringa, e il telefono, che di solito conviene rappresentare come una stringa. Quindi
conviene rappresentare come una stringa perché se voi scrivete dentro una variabile intera un numero che inizia con 0, il primo 0 viene perso. Quindi 0,11 diventa 11, eccetera. Quindi se provate a fare il numero, vi dice che non esiste. Quindi, in generale, se dobbiamo rappresentare un numero di telefono, il tipo di dato corretto è la stringa. Se poi mettete il prefisso internazionale col più 39, a maggior ragione il più non riuscite a rappresentarlo dentro una variabile intera. Le informazioni relative alla persona. Allora, abbiamo detto che abbiamo il codice numerico univoco, l'abbiamo messo, l'indirizzo l'abbiamo messo e il numero di telefono l'abbiamo messo. Poi, presso la catena dobbiamo andare a mettere, scusate, le persone che lavorano presso la catena, abbiamo il codice fiscale, il nome, il titolo di studio e un recapito. Quindi, codice fiscale, che è una stringa, il nome, titolo di studio, un recapito. Nome, che è una stringa anch'esso, il titolo, che è una stringa, e un recapito, che è anch'esso una stringa. Gli impiegati possono essere spostati da un centro all'altro, quindi in realtà gli impiegati lavorano presso un centro. Leggendo velocemente questo dettaglio, ci sembra di poter legare persona con centro di servizio, dicendo che questa è la relazione. Lavora. Presso. Quindi la persona lavora presso il centro di servizio. Si deve tenere traccia di tutti gli intervalli di tempo e della carica rivestita in quel periodo. A questo punto l'intervallo di tempo, che saranno due date, e l'incarico, dove li mettiamo? Non possiamo metterli da dato persona, perché ovviamente la persona lavorerà in intervalli diversi presso centri di servizi diversi con magari ruoli diversi. Quindi o metto data inizio 1, data fine 1, ruolo 1, data inizio 2, data fine 2, ruolo 2, però a questo punto sto utilizzando un meccanismo che non è proprio flessibile e facile da capire. Non posso metterlo neanche dalla parte del centro di servizio perché in un centro di servizio lavorano molte persone, quindi non è che tutte lavorano nello stesso periodo e con lo stesso ruolo. Quindi è un'informazione che non sta né da una parte né dall'altra. Quindi vuol dire che in realtà legato a questa associazione non c'è soltanto il legare due elementi, ma c'è un'informazione aggiuntiva che riguarda il legame tra una persona e un particolare centro di servizio. Quindi c'è, diciamo, un incarico di lavoro. Per cui questa relazione qua, messa così, non riesce da sola a rappresentare il nostro problema. Quindi la cancelliamo.
aggiungiamo un'altra classe che rappresenta un concetto secondario, chiamiamo incarico, da data a data, e poi quello che qui è chiamato è la carica. Possiamo rappresentarlo come una stringa. Quindi la persona ha un incarico presso un centro di servizio in un certo periodo e con una certa carica. Quindi attenzione in questi casi a non sbagliare a mettere l'informazione da una parte o dall'altra quando è un'informazione che in realtà riguarda il legame tra di noi. Quindi invece di mettere direttamente un'associazione mettiamo un concetto, se vogliamo secondario, che è legato a entrambi i due concetti principali. Ora, è normale seguire il processo che ho seguito io, quindi prima mettere l'associazione, poi scoprire che in realtà non permette di rappresentare quello che vorremmo e sostituirla con un concetto intermedio. Okay? È molto facile da fare con un programma di disegno, su carta uno o disegna oppure ridisegna tutto il diagramma, quindi è un po' più scomodo. Man mano che acquisirete esperienza, questo processo magari lo fate mentalmente e quindi non avete più bisogno di fare il passaggio di raffinamento in maniera esplicita. Se noi proseguiamo con il nostro esercizio, andiamo a vedere gli altri elementi. Quindi abbiamo detto che abbiamo inserito gli intervalli di tempo e la carica. E poi abbiamo i film, che in realtà sono se vogliamo, il concetto principale in tutto questo problema. Sono identificati dal titolo e dal nome del regista e l'anno in cui è stato girato. Quindi titolo sarà una stringa, il regista sarà una stringa anch'esso e l'anno che potrebbe essere tranquillamente un intero. Quindi questi rappresentano i tre elementi principali, i tre attributi che abbiamo visto finora. Quindi abbiamo detto il titolo, il nome del regista, l'anno, l'elenco degli attori principali del film. Ecco, a questo punto io ho due scelte possibili. O dico che l'elenco degli attori principali è semplicemente una stringa che contiene tutti i nomi separati da virgola, tipo i crediti di coda del film, oppure dico che in realtà l'attore
è un concetto rilevante per il mio problema e quindi creo un nuovo concetto, cioè una classe. In questo contesto, nel contesto di questo problema, non c'era nessuna informazione sul fatto che l'attore fosse importante o meno. Quindi le due soluzioni, tutto sommato, erano equivalenti. Dire che io rappresento l'elenco degli attori come una stringa era probabilmente un po' più semplice, ma anche rappresentare gli attori poteva andare bene. Quindi, o dico che gli attori sono rappresentati da una stringa, oppure creo una classe attore che avrà ragionevolmente un nome il cognome e a questo punto mi fermo anche perché il testo che abbiamo letto non ci dice nulla sul fatto che gli attori siano rappresentati con nome, con cognome, con l'anno di nascita, con la foto o altro. Okay? Questi sono tutti i dettagli che ci stiamo inventando noi perché abbiamo creato la classe attore. Quindi questo potrebbe farci riflettere sul fatto che probabilmente non abbiamo abbastanza informazioni per andare a creare un nuovo concetto che è quello dell'attore. Se comunque vogliamo proseguire su questa strada, diciamo che l'attore recita in ovviamente questa classe più questa associazione sono in alternativa a questo attributo attori o uno o l'altro. Torniamo al nostro testo. Abbiamo anche sistemato gli attori principali. Ecco, dobbiamo ancora aggiungere il costo corrente, che in realtà è un prezzo più che un costo. Che possiamo rappresentare come di nuovo currency. Il prezzo di noleggio del film. E poi ed eventualmente i film disponibili presso la catena di cui il film in questione rappresenta la versione remake. Istintivamente potrebbe venirci in mente di risolvere questo attributo come gli attori, quindi mettere una stringa con i film di cui questo è il remake. Però non è la soluzione giusta. Anche perché io in questa stringa che cosa metto? Titolo e regista? Titolo, regista e anno? Solo un titolo? Se è un remake magari avrà lo stesso titolo di quello originale, quindi non saprei esattamente cosa mettere dentro questa stringa. Viceversa, se il film è gestito dalla catena, io ho un oggetto di classe film che contiene tutti i dati del film originale. Per cui la soluzione
ideale in questo caso è di creare una relazione ricorsiva tra film e film. Che andiamo a chiamare remake. Quando ho una relazione ricorsiva, di solito è buona norma, soprattutto se è una relazione che rappresenta un'idea non simmetrica come questa, andare a indicare i due ruoli. L'originale è il rifacimento. Quindi, qui avrò il rifacimento e di qua, scusate, ho l'originale. Così è chiaro che il remake lega un originale al rifacimento. Mi soffermo un attimo su questa relazione. Le relazioni ricorsive sono sempre molto delicate, bisogna ragionarci un attimo sopra. Oltre ai ruoli, andiamo subito a indicare quelle che sono le molteplicità. Quindi, il rifacimento sarà legato tramite l'associazione remake a un originale. E viceversa, un originale potrà essere legato a zero o più rifacimenti. Quindi c'è un originale e zero più rifacimenti. Ok? Questo era probabilmente l'aspetto più sottile di questo esercizio, okay? Capire che si trattava di una relazione ricorsiva e andarla a disegnare. Torniamo al testo del nostro esercizio. Abbiamo risolto la questione della versione remake. E poi per ogni film è nota la collocazione all'interno di ciascun centro di servizio, in particolare sono noti il settore, la posizione all'interno del settore e il numero di copie in cui il film è disponibile. Quindi film e centro di servizio. Qui il problema è esattamente quello che abbiamo visto prima, ok? Le informazioni sulla collocazione non sono pertinenti né al film stesso né al centro di servizio. Perché se le mettono al centro di servizio, in realtà a quale film fanno riferimento? Se le mettono nel film, magari lo stesso film è presente in più centri di servizio e non esattamente nella stessa posizione. Quindi, di nuovo, è un qualcosa che non è da una parte, non è dall'altra, è qualcosa di più legato all'associazione. Quindi la soluzione è sostanzialmente quella di creare una classe intermedia. Fatemi solo spostare un po' questo, così abbiamo più spazio.
Quindi opero come prima e creo una classe intermedia, oppure in alternativa posso utilizzare un'altra annotazione che si chiama Association Class, che è questa. Cioè, dico che l'associazione in realtà non è semplicemente un legame tra un oggetto fine e un oggetto centro servizio, ma è un legame con in più che si porta dietro delle informazioni. Le informazioni come le descrivo con una classe specifica di questa associazione. Quindi faccio un legame tra questo e questo. Attenzione che ho fatto clic prima sul pulsantino di Association Class, e oltre all'associazione mi salta fuori la classe. Vede che da un punto di vista grafico anche è molto simile all'altro. Ok? In questo caso, invece di mettere la classe a metà legata ai due concetti principali, leggo la classe all'associazione. Quindi, questa associazione possiamo chiamarla collocazione, mi dà le informazioni di cui abbiamo parlato prima, cioè settore, la posizione e il numero di copie. Il settore è identificato da un codice, quindi codice settore, posizione, sarà una stringa, e numero copie, che sarà un intero. Sì. Sì, in realtà c'è una sottile differenza di cui vi parlo tra un po'. Okay? In realtà in questo caso è appropriato, nell'altro non esattamente, però è veramente un dettaglio. Voi non, allora, se questo servisse come punto di partenza per andare a progettare una base di dati, sarebbe un errore. Noi vogliamo semplicemente andare ad esprimere informazioni utili per il nostro sistema informativo, quindi diciamo che in linea generale sono equivalenti. Okay? Dopo vi spiego perché non sono effettivamente nel dettaglio equivalenti, ma immaginiamo per il momento che lo sia. Okay? Quindi, abbiamo definito le informazioni relative al legame tra film e centro di servizio. Allora, in generale, un'association class può essere trasformata in una classe intermedia sempre e comunque. Il viceversa è vero sotto alcune condizioni, di cui parliamo dopo. In ogni caso dovete creare un'altra classe che contenga le informazioni che sono pertinenti alla link tra un oggetto di un tipo e un oggetto dell'altro, e non a un oggetto o all'altro. Tornando al nostro diagramma,
L'approvvigionamento dei film avviene tramite centri di distribuzione. Il costo di ciascun DVD può variare da centro a centro. Tali centri sono caratterizzati dal nome del centro, da un recapito e hanno un codice numerico. Quindi, iniziamo prima ad andare a descrivere il centro di distribuzione. Abbiamo un codice, abbiamo il nome, una stringa e abbiamo un recapito. Okay? E quindi abbiamo sistemato il nome, il recapito e il codice numerico. Il costo di ciascun DVD può variare da centro a centro. Qui siamo di nuovo al caso di prima. Il costo non è un'informazione specifica del film, barra DVD, neppure del centro di distribuzione, ma è un qualcosa che riguarda un film presso un centro di distribuzione. Quindi, o utilizziamo l'Association Class oppure utilizziamo una classe intermedia. In questo caso possiamo tranquillamente andare a definire l'associazione fornisce a un certo costo. Avrei potuto in maniera assolutamente equivalente definire una classe, diciamo fornitura, con esattamente quell'attributo legato a film e a centri di distribuzione. Ok, allora. In generale, quando io ho a che fare con un caso di questo tipo, cioè con delle informazioni che riguardano non un concetto o l'altro, ma riguardano il legame tra i due concetti, posso utilizzare le due soluzioni. In generale, queste due soluzioni sono abbastanza intercambiabili. Quindi io posso avere un consulente che lavora per una compagnia a un certo prezzo. Ovviamente il prezzo riguarda un particolare legame consulente-compagnia. Quindi, se data la coppia consulente e compagnia, io so qual è il prezzo. Ma dato un solo consulente o solo la compagnia, non lo so. Okay? Quindi quella è un'informazione che riguarda la specifica coppia di oggetti. L'alternativa, la vediamo lì in basso, è quella di mettere una classe intermedia, che in questo caso possiamo chiamare contratto, che ha esattamente lo stesso attributo dell'Association Class, e che rappresenta per l'appunto il contratto tra consulente e compagnia, azienda, in italiano devo dire azienda, effettivamente. Occhio alle molteplicità. Perché questa molteplicità qui è quella che troviamo qua. Quindi, proviamo ad andare a
essere precisi, quella corrisponde a questa e questa corrisponde a quest'altra. Se ci fate un minimo di ragionamento, dovrebbe essere ovvio, nel senso che qui dico che un consulente può lavorare per zero più aziende, ok? Numero di aziende per cui può lavorare un consulente. Qui sto dicendo quanti contratti può avere il consulente. Okay. Lo stesso vale per l'altra molteplicità. Allora, avevamo parlato prima di equivalenza o quasi equivalenza. Allora, la soluzione che va comunque sempre bene è quella in basso con la classe intermedia. L'altra funziona in alcuni casi, ma non sempre. Qual è la differenza? Ve la dico molto brevemente, poi diciamo che è un qualcosa che ci interessa poco. Per chi ha fatto base di dati probabilmente è una ripetizione, ma qui, ripeto, noi vogliamo ragionare a un livello molto più alto. Quindi questi dettagli tutto sommato li possiamo tralasciare. Ve lo dico per completezza. Allora, immaginate a una funzione, immaginate, scusate, una funzione che io voglio utilizzare per ottenere questo valore, il fee, il prezzo, la tariffa del contratto. Nel caso dell'association class, io possiamo dire che phi è una funzione di consulente e azienda. Ve lo riscrivo meglio. Quindi, dato un consulente e data un'azienda, io so la tariffa. Cosa succede se lo stesso consulente lavora più volte per la stessa azienda, ma a tariffe diverse? Succede che non riesco a rappresentare questo dettaglio. Okay? Il valore phi è determinato unicamente da qual è consulente e qual è l'azienda. Nell'altro caso, phi è una funzione esclusivamente di contract. Cioè io ho un oggetto contratto che esiste
indipendentemente da consulente e azienda. Questo vuol dire che io posso avere più oggetti contratto tra lo stesso consulente e la stessa azienda, e ogni oggetto contratto avrà un valore, una tariffa diverso. Quindi, in estrema sintesi, nel caso in cui è possibile che esista un collegamento, nel caso in cui è possibile che esistano più collegamenti tra la stessa coppia di oggetti, stesso consulente, stessa azienda in questo caso, allora l'association class non è adatta. Se invece, data una coppia di oggetti, consulente azienda in questo caso specifico, esiste sicuramente un unico collegamento, allora va benissimo anche l'association class. Ok? Questa è sostanzialmente la differenza. Se non ve la ricordate, non è così importante. Al massimo vi giocate la lode. Okay? Sicuramente non vi tolgo punti per questo, per un dettaglio come questo. La cosa sarà più naturale per chi ha fatto corsi di base di dati in cui queste differenze erano già probabilmente evidenziate. Per gli altri, se lo ricordate, è meglio per voi perché scrivete un modello più corretto, altrimenti facciamo finta di niente. Okay? Sappiate che se dovete andare a progettare una base di dati, queste sono cose rilevanti. Torniamo al nostro diagramma delle classi. Abbiamo utilizzato correttamente le association class? Sì, no, forse. La risposta è sì. L'unico caso in cui io posso avere più legami tra la stessa coppia di oggetti è proprio tra centro servizio e persona. Cioè la stessa persona può lavorare più volte presso lo stesso centro di servizio, in periodi diversi ragionevolmente. E magari con incarichi diversi. Quindi in questo caso questa classe non poteva essere sostituita dalla association class. Per il discorso di prima, perché se la carica, prendendone una delle tre, è funzione esclusivamente della coppia persona e centro servizio, non può variare da volta a volta. E quindi in quel caso lì devo per forza utilizzare una classe intermedia. Se invece andiamo a vedere film e centro servizio, beh, ragionevolmente un film avrà una data collocazione in un centro servizio e basta, non avrà più collocazioni. Stesso dicasi per il legame tra centro distribuzione e filo. Un film fornisce, scusate, un centro distribuzione fornisce un film a un certo costo, non è che fornisce più volte lo stesso film a costi diversi. Almeno non in base a quello che abbiamo letto nel testo di prima. Se questo fosse possibile, allora dovremmo modificare la rappresentazione. Direi che con questo abbiamo concluso i due esercizi.
salvo errori o omissioni. Domande, dubbi? Hai ragione, questa è un'omissione. Allora, qui mancano tutte le cardinalità tranne questa di quella ricorsiva perché era quella più importante. Allora, una persona può avere, scusate, fatemi fare un po' di spazio così riusciamo a metterli meglio. Allora, una persona ragionevolmente può avere uno o più incarichi. Sì, un incarico si riferisce a esattamente una persona. Un centro di servizio può essere oggetto di zero più incarichi e un incarico si riferisce esattamente a un centro di servizio. Quindi uno e uno standard fissi. Centro di servizio e film. Allora, un film può essere distribuito da uno o più centri di servizio e viceversa, un centro di servizio distribuisce ragionevolmente uno o più film. Un centro di distribuzione, scusate, fornisce uno o più film e un film, abbiamo letto prima, può essere fornito da uno o più centri di distribuzione. Un attore può recitare ragionevolmente in uno o più film e un film di solito ha uno o più attori. Potremmo dire zero più perché potrebbe essere un film di animazione in cui non ci sono attori in carne e ossa, okay? Volendo essere precisi. Abbiamo messo le classi, abbiamo messo gli attributi, abbiamo messo tutte le associazioni, ci siamo anche alla fine ricordati di mettere le molteplicità. Il diagramma a questo punto dovrebbe essere completo. Allora,